Salve a tutti e benvenuti o ben ritrovati su Spigolature Sonore, il canale che parla di storie e curiosità dal mondo musicale. Con questo video inauguro una nuova serie che spero vi piaccia, ovvero andrò a raccontare la storia e le varie curiosità legate a una determinata copertina. Ho deciso di iniziare la serie con una cover divenuta da subito iconica, e cioè quella di Foxtrot, album dei Genesis del 1972. Iniziamo subito dopo la sigla. Foxtrot è il quarto disco realizzato dai Genesis, il secondo con la formazione storica che, oltre a Peter Gabriel, Tony Banks e Mike Rutherford, vede tra le proprie fila Steve Hackett alla chitarra e Phil Collins alla batteria. La copertina in questione è un dipinto a olio realizzato da Paul Whitehead, che aveva intrapreso una collaborazione con la band già dai due lavori precedenti, Trespass e Nursery Crime. Tra le immagini realizzate per Nursery Crime e Foxtrot ci sono diversi legami. Nel disco del 1971 vediamo raffigurata la storia che fa da prefazione al brano di apertura The Musical Box, dove, durante una partita di croquet, una bambina di nome Cynthia decapita con la sua mazza il compagno di giochi Harry con una certa nonchalance. Si pone quindi al centro dell'immagine una critica all'aristocrazia inglese, scimmiottata e derisa attraverso un gioco da lei molto amato, per l'appunto il croquet. Quando Whitehead inizia a lavorare all'immagine da ritrarre per il nuovo album con la band, si decide di continuare a prendere di mira l'aristocrazia inglese, e questa volta lo si fa immortalando un altro passatempo simbolo, la caccia alla volpe. Nella copertina, anche questa volta, ci sono tutta una serie di dettagli e di riferimenti alle canzoni contenute del disco, ma cerchiamo di andare con ordine analizzando il tutto, seguendo quanto dichiarato da Paul Whitehead in un'intervista risalente al 2007. Tenendo in mano il disco, la prima cosa che cattura l'attenzione è senza dubbio la volpe. L'animale, famoso per la sua astuzia, al fine di sfuggire ai cacciatori, si camuffa da donna aristocratica, elegantemente vestita, e si mette in salvo prendendo le vie del mare su una lastra di ghiaccio. Da qui il titolo dell'album, preso dal ballo che letteralmente sta per Trotto della Volpe. Whitehead e Genesis decidono di vestire la volpe con abiti femminili, facendo un riferimento al fatto che negli Stati Uniti ci si riferisse alle belle ragazze, preferite dai cacciatori maschi, con il termine Foxes. Questo modo di dire ha ispirato anche Hendrix per il titolo del brano Foxy Lady, ispirato a sua volta dalla sua ragazza dell'epoca. Questa immagine è particolarmente importante nella storia della band, in quanto è il primo travestimento portato in scena da Peter Gabriel, il quale il 28 settembre del 1972, durante il concerto al National Stadium di Dublino, si è presentato sul finale di The Musical Box camuffato come l'animale in copertina, tra lo stupore del pubblico e dei restanti membri della band. Questo avveniva circa una settimana prima della pubblicazione di Foxtrot. Sempre nella parte davanti troviamo inoltre un sottomarino in alto a destra. Qui c'è un riferimento all'attualità dei primi anni 70, in quanto in quel periodo c'era la presenza di alcuni sottomarini nucleari americani nel mare della Scozia, fermi con il muso rivolto all'Unione Sovietica e a soli 30 minuti di missile. Questo innervosiva alcuni membri del Parlamento e non lasciava indifferenti Genesis, sempre sensibili alle vicende del proprio paese. In acqua, inoltre, troviamo una mazza da croquet, probabilmente lanciata là da Cynthia, la bambina, come dicevamo, ritratta in Nursery Crime. Si capisce che la mazza è sua, in quanto sul retro della copertina, nello sfondo, troviamo ritratta la scena centrale di questa copertina. Da qui un ulteriore legame di continuità tra le due opere. Infine, sempre in mare, oltre a un'alga, si trova un delfino davanti e un pesce sul retro, forse un salmone, che mettono la testa fuori dall'acqua a causa dell'inquinamento dei mari che già negli anni 70 stava aumentando in maniera preoccupante.
Sulla spiaggia, sempre davanti, sotto il nome del gruppo e il titolo dell'album, ci sono 7 uomini incappucciati, il primo dei quali, un po' distanziato dagli altri 6, tiene una croce. Questo è un riferimento al brano simbolo dell'album, ovvero la lunga sit Supper's Ready. Brano che per inciso viene da molti riconosciuto come una, se non la, migliore composizione di tutta l'epoca d'oro del progressive. Rimanendo sulla spiaggia, prima di spostare l'attenzione sui cacciatori, osserviamo un uomo in bici, che Whitehead ha affermato essere Peter Gabriel, che in quel periodo si muoveva quasi esclusivamente in bicicletta. Infine, anche se si capisce poco, vediamo un uomo con la testa nella sabbia che simboleggia l'industria discografica che non aveva all'epoca capito il reale potenziale della band. Le figure a dominare il retro della copertina sono senza dubbio però i cacciatori. Queste figure sono fondamentali per comprendere tutta la simbologia racchiusa nella copertina. Attorno a loro c'è una spiegazione fornita sempre nell'intervista del 2007 da Whitehead e una teoria in cui mi sono imbattuto, di cui si tratta in un articolo di Forticino a cura di Sebastiano Brocchi, che collega tutti gli elementi del dipinto. A mio avviso possono convivere entrambe le spiegazioni, creando un'interpretazione stratificata che ben si addice alla band inglese. Whitehead dice che i cacciatori rappresentano i 4 cavalieri dell'Apocalisse, facendo nuovamente riferimento a Supper's Ready, che raffigurano le punizioni divine. Carestia, il cavallo nero, violenza e stragi, il cavallo rosso, morte e pestilenza, il cavallo verde, conquista militare, il cavallo bianco. Qua però l'artista dice che la morte è raffigurata mentre sta piangendo sul cavallo bianco. Non spiega perché questo cavaliere piange, l'autore fa comunque notare come abbia un vistoso bozzo sul braccio destro. Inoltre non è presente a prima vista il cavallo verde, però se si guarda uno dei cavalieri si nota come esso sia un alieno verde e pertanto potrebbe essere questa la spiegazione. Inoltre, rimanendo sul cacciatore verde, si nota come esso sia un alieno e questo potrebbe essere un riferimento al brano d'apertura Watcher of the Sky. Qui ci si ricollega all'albergo raffigurato dietro, che simboleggia non solo l'augurio del pittore affinché la band possa dormire in molti alberghi e quindi avere molto successo e fare tanti concerti, ma anche al fatto che l'introduzione al Mellotron di Watcher of the Sky è stata composta in un albergo a Napoli dopo un concerto. Piccola nota sul Mellotron utilizzato, che è stato prestato alla band da Robert Fripp e che è lo stesso utilizzato nei primi 2 album dei King Crimson. Tornando al cacciatore alieno, il disegnatore ha inoltre dichiarato che volendo far sorridere e contestualmente sfuggire alla censura è riuscito a ritrarre un particolare difficile da notare, ovvero un'estrema eccitazione del cavallo per essere quasi riuscito a catturare la volpe. Personalmente ho tenuto in mano molte volte il disco e non l'avevo mai notato. Spostandoci sul primo cacciatore a sinistra, si nota, oltre al naso pinocchiesco, di cui parleremo più avanti, come questo non indossi pantaloni ma una giarrettiera, riferendosi probabilmente all'omonimo ordine cavalleresco. Infine, il penultimo cavaliere o cacciatore, a secondo di come si guarda l'immagine, è anch'esso molto anomalo, in quanto ha delle vistose orecchie e delle fattezze che appaiono quasi scimmiesche, inoltre sembra avere un'aura attorno alla testa. Passiamo adesso alla seconda interpretazione, o meglio teoria, sui 4 cacciatori, che come già detto potrebbe benissimo convivere con quanto esplicitato sino ad ora. Come già detto, l'ho trovato in un articolo di Brocchi all'interno del sito internet Forticino. Vi invito a leggerlo anche se è presente solo una parte, ma nonostante questo si intuisce benissimo dove si vuole andare a parare. Se la conoscevate, fatemelo sapere lasciando un commento qua sotto al video. Per spiegare questa teoria, si parte sempre dalla lunga suite Supper's Ready. Il titolo si riferisce a una zuppa che è pronta, ma di questo pasto nella canzone non ci viene detto molto, se non che è appunto pronta. Da qui il collegamento con le 7 figure in processione, che potrebbero riferirsi ai paggi e alle donzelle che attraversano la sala dei banchetti, reggendo ceri e reliquie sante all'interno del castello del Graal.
Il castello del re pescatore, che custodisce il Graal, sappiamo che sorge su terre desolate e nella copertina vediamo che l'albergo sorge nella desolazione del messaggio ecologista rappresentato dai pesci. Potrebbe quindi forse essere questo il castello della leggenda all'interno della copertina. Inoltre, anche i pesci potrebbero essere un riferimento al re pescatore. Questa idea viene rafforzata dal fatto che nel 2020 Whitehead ha ridipinto la copertina e, come possiamo vedere, ha aggiunto in mare una rete da pescatore. Andando ora sul sottomarino, che è sicuramente un mezzo moderno, sappiamo che i cavalieri di Artù sono giunti al castello del re pescatore con una barca priva di remi e vele. Spostandoci ora sui quattro uomini a cavallo, andando avanti con questa teoria, vediamo come questi potrebbero riferirsi ai cavalieri in questione che hanno trovato il Graal, ovvero Percival, Lancillotto, Galad e Galvano. Andiamo però con ordine. Provando a soffermarci sulla prima figura, sappiamo che quando il gallese Percival, divenuto cavaliere di Re Artù per vocazione, vide per la prima volta i suoi pari in armatura, chiese loro se erano nati così. Il poema, scritto in francese arcaico, riporta la parola nati utilizzando il termine antico nes, anziché nes, parola questa che nel francese attuale, così per come è scritta, significa naso e possiamo vedere come la figura in effetti è caratterizzata da un naso particolarmente pronunciato alla Cyrano. Il secondo cavaliere potrebbe invece riferirsi a Lancillotto, unico cavaliere non ammesso alla cena del re pescatore a causa del suo amore clandestino con Ginevra, motivo per cui il personaggio è addolorato e piange. Inoltre, per quanto riguarda il bozzo sulla spalla, sappiamo che una volta giunto al castello del Graal, Lancillotto vide che vi erano due leoni, motivo per cui sguainò la spada, ma in quel momento fu colpito al braccio da una lama fiammeggiante. Passiamo ora un attimo sull'immagine del cavaliere alieno. Notiamo come esso sia verde. Di Galvano è famosa la leggenda di Galvano e il cavaliere verde, all'interno della quale si racconta come il cavaliere di Artù uccise l'avversario decapitandolo con un'ascia. Notiamo che dietro al cavaliere c'è proprio raffigurata quest'arma. Infine, spostiamoci sul terzo cavaliere, che a questo punto dovrebbe rappresentare Galad. Questo cavaliere è figlio illegittimo di Lancillotto, da questo forse i tratti scimmieschi, ma era anche famoso per la sua purezza, motivo per cui fu lui a ritrovare il Graal e al quale i santi custodi chiesero di portare l'artefatto alla città di Sarras. Questo cavaliere ha la testa attorniata da un'aura, come da indicare forse che è predestinata a qualcosa, inoltre è l'unico dei quattro che guarda verso la volpe. Se ci spostiamo anche noi sulla volpe, vediamo come il corpo può ricordare la figura di un calice, infatti è lei a rappresentare il Graal. A questo punto credo di aver detto tutto, spero che questo video vi sia piaciuto e vi aspetto per altre spigolature sonore. Arrivederci e alla prossima!